Ciao e benvenuto nel video di oggi, o benvenuta, dove parliamo a ruota libera di bilancio familiare, dove ti farò vedere quello che è il mio bilancio personale, e con tutte le entrate, ma più le uscite, vedrai che superano le entrate spesso e volentieri. Perché a ruota libera? Perché ritengo di riuscire ad essere in video, poi dimmi tu se è così effettivamente o meno, di essere un po' più naturale rispetto agli altri video molto professionali. Per chi non mi conosce, io sono Daniele Struppiana, faccio l'assicuratore di professione, sono l'assicuratore senza sorprese e la maggior parte di voi mi conoscono ormai così da diversi anni. E i benefici di questo video, le ragioni per cui faccio questo video così a ruota libera, a lingua sciolta, mi piace dire, sono principalmente due. In questo periodo difficilissimo con il coronavirus, si sta a casa tutti quanti, si spendono molti meno soldi, perlomeno questo è il mio caso, ma soprattutto è il caso che mi stanno raccontando molti clienti. Quindi sto contattando i clienti che gestisco, sia su marzo che già su aprile, per portarci avanti, per capire come far quadrare i conti e i bilanci di ogni famiglia, e li contatto appunto per le loro scadenze, gli chiedo come va, come stiano. Come vadano le loro finanze, quindi cerco di capire come eventualmente aiutarli, quali soluzioni trovare insieme, insomma. E mi stanno principalmente dicendo due cose, e l'una strettamente collegata all'altra. Subito dopo ti farò una premessa, anzi più premesse importanti, però adesso vediamo insieme quali sono questi due benefici. I due benefici sono il primo che le persone mi stanno dicendo: guarda Daniele, in realtà sono già riuscito a mettere via i soldi per l'assicurazione che pago annualmente o che pago semestralmente, perché stiamo spendendo molto meno, quindi stiamo riuscendo a mettere da parte molti più soldi rispetto a prima. Qualcuno scherzosamente mi dice: sto mettendo da parte dei soldi che non pensavo neanche di guadagnare, perché non tutte le persone hanno sempre la percezione, se non si utilizza un programma, un software di bilancio familiare, dove tra l'altro io ne utilizzo uno, quindi dopo lo pubblicizzerò a gratis perché nessuno mi ha chiesto di farlo e non mi torna assolutamente niente in tasca, ma lo faccio con piacere perché per me è stato utile, lo utilizzo ormai da 5 anni, se non erro. E ti dicevo, mi stanno dicendo, non pensavo di guadagnare tutti questi soldi e non pensavo di spendere tutti i soldi che guadagnavo. Perché a volte il problema non è tanto, evidentemente, per la maggior parte delle persone, quanto si guadagna o quanto non si guadagna. Il problema più grande, evidentemente, al giorno d'oggi è quanto si spende e quanto realmente ci si rende conto, si è consapevoli o meno, della spesa che si fa. Io adesso non so, avrei piacere che mi scrivessi poi qui sotto nei commenti. Se sei una di quelle persone molto consapevoli delle spese che fa e se quindi hai anche tu un tuo software o un sistema di bilancio a livello familiare o a livello personale, io ad oggi ripeto, condividerò il mio personale, non metterò anche le spese della mia compagna, io convivo da ormai quasi 4 anni e non andrò a mettere anche gli affari suoi, metterò solo gli affari miei. Detto questo, il secondo motivo è che non tutte, però buona parte di queste persone quindi mi dice: stiamo mettendo da parte un mucchio di soldi, ma allora stai a vedere che un domani, quando le cose si rimetteranno a posto, potremmo pensare di accantonare parte di questi soldi, perché che cosa ne faccio? Li lascio sul conto, magari li metto da qualche parte dove possono fruttarmi o non farmi perdere. Perché sul conto corrente si pagano dei bolli, dei costi, non farmi perdere qualcosina, quindi magari faccio dei piani di accumulo, di accantonamento o degli investimenti a seconda dei capitali che mi permettano magari di avere anche solo qualche piccolo interesse, non per forza speculare. Quindi i due benefici sono questi due. Sono il primo, il fatto che le persone si stanno rendendo conto che avevano magari delle spese superflue, anche a volte molto elevate. E quindi vediamo quali potrebbero essere, analizzeremo il mio bilancio e potrai giudicare tu se ho delle spese superflue o meno, sulla base della tua esperienza. E il secondo punto è il fatto che tante persone, magari fino ad oggi, non si prendevano cura a livello di protezione come assicurazioni per la loro protezione, oppure non accantonavano, non avevano dei piani di accumulo e quindi mi è stata fatta questa domanda. Allora, qui arriviamo alla premessa.
ho già parlato 5 minuti e quindi è già anche troppo tardi per fare questa premessa, ma la premessa molto importante è che io sono un partita IVA, quindi sono un assicuratore, sono un professionista a partita IVA. Quindi capisco benissimo quelle che sono le difficoltà del periodo, le ho da sempre, nel senso che pago le tasse regolarmente. Verso i contributi regolarmente, cosa che magari a volte un dipendente non si rende subito conto se non quando li vede dallo stipendio lordo quello che gli viene tolto. Ecco, la cosa più difficile, a mio parere, modestissimo, per un partita IVA, per un professionista, è andare a guadagnare quei soldi al lordo e doverseli mettere da parte da soli. Secondo me questa roba è veramente faticosa, perché è diverso da vedere una cifra lorda in busta paga e vedere poi il netto, che è quello che effettivamente ti viene versato, dal, come succede a me, ricevere il lordo e dover essere bravissimo e attentissimo a far quadrare sempre le entrate, le uscite e, se possibile, risparmiare dei soldi per il futuro. Ora, perché te l'ho detto? Perché le accuse che potrebbero arrivare, qualcuno magari preso dal periodo potrebbe dire: sì, vabbè, come se tutti risparmiassero al momento. No, no, non è questo. Quindi, se già prima ti stavi riscaldando, stoppati, spegni il video, vai a vedere Netflix o altre serie TV. Questo video non fa per te, ok? Non è questo. Il discorso di questo video è che, essendo anch'io un professionista partita IVA, mi rendo conto che oggi più che mai, tra l'altro ho cambiato casa da neanche un mese, da inizio febbraio, quindi sto avendo delle spese e ho speso quasi tutti, togliamo il quasi, tutti i miei risparmi per i mobili nuovi, perché ho preso una casa in affitto da ammobiliare, ok? Quindi era vuota. Ho fatto dei lavori qui in casa, io con i miei genitori e degli amici che mi hanno aiutato, quindi su quello ho speso poco, ma ho speso tutto il resto in mobili. Chiusa la parentesi su di me, comprendo benissimo che in questo periodo, ancora più che prima, si stanno scindendo e dividendo le tre categorie a livello professionale sempre di più, sempre in modo più netto. Quali sono le tre categorie? La prima categoria è quella delle imprese, delle aziende. Le aziende in questo periodo si possono dividere tra quelle che lavorano e quelle che non lavorano. Okay. Quelle che da subito hanno chiuso, che fosse per rispetto verso i loro dipendenti o perché il decreto di Conte le ha fatte chiudere, e quelle invece che tengono ancora aperto e stanno ancora lavorando, rispettando le norme, o magari sono essenziali. Mi viene in mente i supermercati, quindi l'imprenditore del supermercato, mi viene in mente l'imprenditore degli autotrasporti, okay? L'autotrasportatore capo. E poi ci sono, come seconda categoria, i professionisti partita IVA. Anche qui li possiamo dividere in attività commerciali e professionisti partita IVA. Io, per esempio, rientro nei professionisti partita IVA. Le attività commerciali e i professionisti, anche queste, si dividono in due, ovvero si dividono in chi può lavorare, chi sta continuando a lavorare, quindi chi è aperto e magari ha meno ingressi, ha delle difficoltà a livello economico, ma comunque riesce a lavorare, e chi invece non è aperto e quindi sta magari vivendo. Non è detto, perché chi è stato bravo a risparmiare in passato, non è detto che stia vivendo delle difficoltà, però magari sta vivendo delle difficoltà a livello economico o potrà via via viverle in futuro. Idem per i partita IVA, chi sta lavorando come professionista. Noi assicuratori, siamo stati considerati un servizio essenziale e in effetti tuteliamo tutte quante le imprese a livello assicurativo, tuteliamo le persone per la salute, per la premorienza, per tantissime cose. Quindi, vuoi o non vuoi, in effetti le assicurazioni giocano un ruolo, soprattutto nel liquidare poi le aziende, magari per inattività lavorativa o per sinistri che accadono, un ruolo importante. Anche noi professionisti, dicevo, ci dividiamo in due: chi sta lavorando e chi invece no. Chi lavorava in uno studio professionale o chi per cali di lavoro, perché magari lavorava o collaborava a stretto contatto con delle aziende che hanno chiuso e quindi potrebbe avere o potrebbe avere in futuro, potrebbe avere ad oggi o in futuro, o sta avendo dei problemi economici. L'ultima categoria è quella dei dipendenti.
i dipendenti tra tutti, se la loro azienda sta ancora lavorando e quindi stanno lavorando, percepiscono il loro stipendio magari non come prima perché fanno sforzi immani. In questo caso, come dipendenti, mi vengono in mente, appunto, ho fatto prima l'esempio degli autotrasportatori, dei commessi, anche dei dipendenti magari dei piccoli negozietti, delle attività commerciali, tutti quanti gli infermieri, i medici, loro sono dipendenti statali, buona parte, ma ce n'è anche che sono dipendenti pubblici, per esempio gli OS, gli infermieri, fanno parte alle volte, per la maggior parte, di cooperative private che lavorano per il pubblico. Detto questo, divise quindi le tre categorie, anche i dipendenti che per esempio stanno a casa perché non lavorano più, perché la loro azienda è chiusa, comunque sono tutelati, ok? È il termine corretto, non coperti magari in pieno, ma tutelati da quelli che sono gli ammortizzatori sociali. Qualcuno magari ha perso il lavoro perché aveva dei contratti di collaborazione non continuativa, però hanno diritto agli ammortizzatori sociali. Ammortizzatori sociali che sappiamo benissimo noi professionisti partita IVA che per quello che è il decreto dei 500-600 euro non ci dicono nulla, ok? Lasciamo perdere però la bontà o meno del decreto. Torniamo alla premessa. Questa premessa è assolutamente importante perché il beneficio di questo video, appunto, è duplice, quindi si parla di soldi di chi magari all'interno di queste tre categorie, per qualche ragione, sta lavorando di più. Guardate chi faceva le mascherine, chi faceva i prodotti sanitari, chi ha dovuto implementare per i respiratori, ok? Sta fatturando molto di più. Quindi in questo caso, per esempio, quell'azienda ha un problema diverso, ha il problema di dover assumere e capire poi come mantenere quelle persone, perché questo è un picco di lavoro che magari non si verificherà mai più nella storia. Oppure si verificherà, ma poi tornerà dal picco a stabilizzarsi nel tempo. E lo stesso per i dipendenti. Anche tutte le persone, quindi ad oggi, che non stanno spendendo niente, e ora entreremo nel dettaglio nel mio bilancio, quando tutto quanto, spero presto, tornerà come prima, ecco, una domanda che queste persone dovranno farsi è: ma quindi le spese che avevo prima e che adesso invece ho tagliato, erano così fondamentali? Erano così importanti? Se le ho tagliate, probabilmente erano degli extra. Ok, allora all'interno di questi extra, quali posso permettermi di continuare a tagliare e quindi non rimettere più? E quali invece no? Quali sono più importanti? Bisogna dare un grado di importanza, no? Bisogna sempre farlo. Ok, perché ti faccio questo video e perché ho deciso di pubblicizzare, di sponsorizzare, di parlare bene, volontariamente, non ci guadagno un euro, ok? Questo deve essere chiaro. Perché ho deciso di parlare bene, volontariamente, di bilancio familiare personale, www.bilanciofamiliarepersonale.it, di Cristian Roncarolo. I sospettosi potrebbero dire: ma vediamo che tu con Cristian Roncarolo hai collaborato più volte. Certo, ho collaborato più volte, soprattutto sul progetto di bilancio, della quale ho fatto parte per un brevissimo periodo, proprio perché in prima persona ci mettevo la faccia, anche lì, ritenendo che fosse un prodotto di assoluto valore. Tra l'altro non l'ho detto solo io, trovi tutte le recensioni che vuoi. Trovi altri siti che hanno parlato molto bene di bilancio familiare, trovi interviste che gli sono state fatte, offerte di scrittura di libri, bla bla bla. Ok? Quindi io e Christian siamo amici, ma questo non toglie assolutamente nulla di valore da quello che è il suo reale valore a livello professionale e umano. Ok? Questo è importante stabilirlo. Perché parlo bene di bilancio familiare? Perché evidentemente, secondo i punti che ti ho detto prima, di tante persone che non si rendevano conto delle spese, mi sono reso conto che tante persone non hanno effettivamente una buona lente di ingrandimento per il loro bilancio. E quindi io dico: avete piacere di avere un ottimo controllo sul vostro bilancio, sulla gestione delle spese? Sia che voi siate sempre al pelo e arriviate sempre al pelo al fine mese,
sia che voi invece riusciate a risparmiare normalmente e ancora più ad oggi dei soldi, a maggior ragione sarebbe l'ideale per me avere una bella lente di ingrandimento del capire il perché e il per come, ok? Chi è, se avete dei figli, dei vostri figli che spende tutti i vostri soldi, perché non siete voi, non sei tu mamma e non sei tu papà che spendi tutti quei soldi. Magari sono i figli, potrebbe essere. Oppure se avete figli piccoli e no, voi quest'alibi non ce l'avete, mi spiace. Io non ho figli e quindi ho dovuto prendere coscienza in modo responsabile di quelle che sono le mie spese, l'ho fatto già appunto 5 anni fa e via via lo monitoro. Non dico di giorno in giorno, sarebbe l'ideale, ma sicuramente ogni 2-3 giorni e di settimana in settimana, di mese in mese, questo sì, assolutamente. Lo tengo sempre sotto monitoraggio. Bilancio familiare personale è veloce. È comodo perché lo puoi portare sul telefono, perché è un file Excel, quindi è facilmente modificabile, non devi scaricare app a pagamento, non ha fastidi di notifiche, pubblicità, non ha niente, è semplicissimo, le formule sono già fatte tutte quante, basta non fare casino e non modificarle, ma comunque si può sempre tornare al file originario. Ti segue con te. È chiaro, è oggettivo, è spietato perché se spendi in cavolate, bilancio familiare personale te lo dice. E in realtà è un bene perché ti aiuta a monitorare quelle che sono le spese utili e quelle inutili invece, no? Cos'altro? Ah, è comodo perché c'è un videocorso. Io sono un po' duro, no? Un po' duro di comprendoglio. Christian, che ormai è un amico da anni, me lo dice sempre tu cerchi sempre di modificare le cose, segui un metodo, segui quello che viene detto nel videocorso, non ti ricordi qualcosa, non c'è problema, l'hai pagato, rientra dentro, metti la password, riguarda quello che non ti ricordi, ma cerca di essere più fedele possibile a quel metodo, perché ci sono dietro degli studi, ci ha messo mesi per fare quel prodotto, non è un pirla. Ci sarà un motivo, no? L'ha studiato e quel prodotto è fuori forse dal 2011, se non ricordo male, se non addirittura prima, e ha ottenuto un casino di recensioni positive. Quindi, se vuoi andare ad acquistarlo, saperne di più, a ricevere i video gratuiti, perché ha 3 video gratuiti, ora io ripeto, vado a memoria perché l'ho acquistato 5 anni fa, senza dire niente, l'ho preso, l'ho comprato e mi fa: sei un pirla, te l'avrei regalato. E ho detto: no, sei un pirla, tu hai studiato per, quindi è giusto dar valore a quello che hai fatto. E arrivavano 3 video gratuiti, ok? 3 video dove c'erano dei piccoli esercizi perché è pratico, in modo da abituarsi pian piano al bilancio. Ecco, ti consiglio quindi di andare su www.bilanciopersonalefamiliare.it, o bilanciofamiliarepersonale.it, perdonami, appunto vado a memoria, non leggo. Vado a braccio, vai, lascia la mail, fatti mandare non dalla mamma a prendere il latte, questo dopo, ma fatti mandare le mail gratuite, inizia subito a mettere in pratica quello che imparerai e vedrai che il tuo bilancio e i tuoi soldi e il tuo ritorno economico saranno fantastici e assolutamente di valore e fenomenali. Ora, vediamo quindi il mio bilancio, ok? Non ti apro il PC semplicemente perché ho detto ci sono un mucchio di cose e avrei piacere che poi le persone andassero veramente a vederlo, quindi non voglio entrare nel dettaglio tecnico, ma a tutte quelle persone che mi hanno detto ah, abbiamo più soldi, non sapevamo come li spendevamo, figo, no? E poi c'è la possibilità di mettere da parte dei soldi, sì, no, ok. Ma anche a tutte quelle persone che magari non ci hanno pensato, non stanno risparmiando soldi, ma a maggior ragione hanno bisogno di tagliare e devono capire su cosa tagliare in questo periodo di difficoltà, in questo periodo sfidante, impegnativo anche a livello economico. Ecco, io condivido con voi quelle che sono le mie spese del mese prossimo, di aprile. Quindi che cosa c'è? C'è un foglio Excel con tutti i mesi. All'interno di tutti i mesi si vanno a mettere le spese fisse che per me sono ormai le stesse, più o meno le stesse. Vedremo quelle che possono essere considerate variabili o periodiche, il riscaldamento per esempio in questo periodo. Allora, il mio bilancio familiare totale con le spese, vediamo le spese,
Parto dal mese di aprile, quindi parto dal primo di aprile e vado a concludere col 30, ok? Allora, io ho il primo di tutti i mesi 150 € di uscite, che nel metodo di Christian si chiamano accantonamenti, anzi è una cassaforte positiva, perdonami, Christian mi bacchetterà. È una cassaforte positiva perché ho 150 € di piano di accumulo, è un accantonamento, ok? È un piano di accumulo, chiamalo come vuoi. È un piano di risparmio. Sono 150 € che vengono presi, tolti dal SEPA, dal REID, il vecchio REID, presi in automatico dalla banca, messi da parte. Vengono messi da parte, sviluppano interessi, patapim, patapà. Non sto ad entrare nel dettaglio di quello che è il prodotto, che è un prodotto misto, ibrido, sfrutta i mercati. Non è questo il tema. Ho questi 150 € che escono, sono appunto una cassaforte, un più, escono, io lo vivo come spesa, lo vedo come una spesa, ma non è una spesa, è un investimento, è un prendere 150 € e metterli in cassaforte, ovvero creare un risparmio, un salvadanaio. È giusto viverlo come spesa? Sì, perché così sai che quelli devono esserci sempre. Per me quei soldi devono esserci sempre. E devo sempre lasciarli sul conto per far sì che vengano prelevati. Poi ho delle spese, per esempio, che tu magari facendo un lavoro diverso o non avendo siti online non avrai. Pago 12 € di Dropbox, pago che sfrutto per caricare appunto dei file e condividerli, pago 40 € di cellulare, il cellulare che mi sta registrando. Poi ho sempre il 5 del mese, l'affitto più le spese. Lì pago 580 €. Non ho problemi. Tra l'altro, te lo faccio vedere nero su bianco. L'ho fatto così, ok? Poi magari te lo condivido. Cioè, non ho niente da nascondere in questo caso. 580 € di affitto e di spese. Il riscaldamento in questo periodo io lo pagherò ancora fino a maggio, credo. Perché è stato diviso, appunto, sono arrivato dopo a febbraio, quindi è stato diviso in modo differente e di riscaldamento pago 140 €. Ho poi 23 € di Postpeak, che è nient'altro che un software per i social. Se vedi che io pubblico delle cose e magari pensi, ah, questo non fa un cazzo, è sempre lì a pubblicare. Ecco, no, sono scadenziati, sono programmati, sono preparati ed è il software che ho pagato con una persona che li carica per me, che li pubblica al posto mio. Ovvio c'è un lavoro di preparazione grande prima, ma non dopo nelle pubblicazioni. Poi c'è qualche pubblicazione che faccio sporadica, dove vado magari in diretta, ma quello è un conto diverso. Torniamo alle altre spese. Ho, ahimè, il 15 di tutti i mesi un prestito da 255 €, un prestito che ho fatto anni fa. E che è molto lungo, un prestito importante, ho avuto in passato bisogno di fare questo prestito e quei soldi li ho riutilizzati a livello di investimento per delle cose che effettivamente poi nel tempo mi porteranno a. Però il prestito, ecco, questa è sicuramente una spesa che tra l'altro se hai visto il colore è fatta in rosa, quindi è una spesa a perdere. Il prestito è una di quelle cose che non vedi l'ora di toglierti, no? 255 € di prestito sono una cifra importante e fastidiosa. Diversamente dai 150 del piano di accumulo, che so che li spendo per il mio futuro, che li metto da parte in cassaforte. Poi abbiamo 20 € della 3 che pago come abbonamento mensile e 160 € di assicurazioni varie. Quali sono le assicurazioni che io ho? Ho un'auto, quindi ho l'assicurazione auto. Poi ho l'assicurazione sulla premorienza, quindi sulla mia vita, sono assicurato per un capitale nel caso in cui venissi a mancare. Io sono giovane, 22, sì, 22 anni magari una volta, ho 29 anni, ne farò 30 quest'anno, ma comunque già da diversi anni ho tutelato la mia vita, perché venissi a mancare, almeno andrei a lasciare dei soldi alla mia compagna per estinguere i debiti che ho e alla mia famiglia, quindi ho scelto chi sono gli eredi, i beneficiari caso morte. Poi ho una polizza infortuni perché sono un professionista partita IVA e quindi se mi accade qualcosa devo essere tutelato. Se rimanessi invalido, devo avere un capitale a cui attingere.
infine una polizza casa. Polizza casa che mi copre per varie garanzie, bla bla bla. Ho messo poi a bilancio anche le bollette. Le bollette, ho messo 50 euro al mese di bollette, in realtà poi arrivano bimestralmente, trimestralmente, però io tutti i mesi metto da parte 50 euro per le bollette e quindi le metto in cassaforte e poi le metto, pardon, di nuovo Christian. Le metto come accantonamento, ovvero un qualche cosa di temporaneo che poi andrò a prendere nel momento in cui dovrò pagarlo. Queste bollette, appunto, ho deciso per forfè una cifra forfettaria di 50 euro al mese. Infine, 73 euro di IKEA per i mobili, perché la libreria che vedi là dietro, ho deciso di rateizzarla perché tutti gli altri soldi li avevo spesi per le altre stanze. Volevo una libreria bella grande che devo ancora finire di completare con i libri. Abbiamo ancora sia io che la mia compagna dei libri in cantina da andare poi a riempire la libreria. E quindi sto pagando fino a, credo, i primi di ottobre questi 73 euro. Quindi è una roba temporanea. Ultima spesa fissa, che in realtà è variabile perché potrei spendere di più o di meno a seconda del mese, ma che io la metto come fissa perché spenderò sempre, almeno quello tutti i mesi, è la spesa, ovvero la spesa collegata alla spesa alimentare. Ho stanziato 200 euro per me e per la mia compagna, facciamo due spese grosse ogni 15 giorni, devo dirti che ci stiamo dentro, noi. Siamo molto bravi, siamo molto allenati, non ci facciamo mancare niente, abbiamo sempre il dolcetto da mangiare dopo cena perché io sono molto goloso, lei anche, abbiamo magari la bottiglia di vino da aprire in passato se si era in compagnia o comunque una volta ogni 2-3 giorni un calice di rosso, è un piacere, quindi non ci facciamo mancare le cose positive dal punto di vista delle spese alimentari, ok? Mangiamo carne, mangiamo pesce, verdure, cerchiamo il più possibile di rispettare le stagioni e così via. Poi ho altre spese, queste sì variabili. Il diesel, perché la mia macchina è un diesel, quindi in questo periodo ovviamente dipende, spendo un po' meno. Di solito spendevo 200 euro e di diesel questo mese, su marzo, ho speso circa 100 euro perché mi muovo lo stretto necessario per fare casa ufficio, ufficio casa, o avendo mio papà, lo dicevo in un altro video dove parlavo della polizza lunga vita, avendo mio papà in coma irreversibile, facciamo la spola un po' io e mio fratello per andare a prendere i panni sporchi e portarli a nostra nonna poi li rilava, ci dà le cose che ha chiesto l'ospedale, non l'ospedale, la casa di cura, lo riportiamo lì e quindi faccio avanti e indietro la spola. Sempre col mio modello di autocertificazione, di autodichiarazione in questo periodo. E poi cos'altro c'è? Ah, fino a qui siamo arrivati, tra l'altro, alla bellezza di, calcolando anche il diesel, 1.800 euro di spese. 1.800 euro. Beh, è chiaro che se io non accantonassi, quindi non mettessi da parte 150 euro, sarebbero già 150 in meno. È chiaro che se io non avessi tutte quelle assicurazioni su di me, sarebbero 310 euro in meno. È chiaro che se io poi non pagassi gli altri abbonamenti, sarebbero magari 350 euro in meno. Ed è anche chiaro che se io non avessi avuto bisogno di quel prestito in passato, aggiungine altri 250, sarebbero 600 euro in più a mia disposizione. Quindi io avrei come spese fisse 1.200 e sarei molto più alleggerito. Ma questa non è la mia situazione. Non so, nella tua situazione, avrei piacere che me lo scrivessi qui sotto, se hai delle spese simili, se le hai diverse, se sono io uno spendaccione o se tu ne hai molte di più, se hai scoperto magari che spendi molto tu o che spende molto tuo marito o se sei un marito che spende molto tua moglie, da quando sono state un po' bloccate le vendite, non vedi più scarpe nuove che arrivano, vestiti da Amazon o lei non va nei negozi. No, dai, non me ne vogliano le donne, non sono loro, anzi, nel tempo anche noi uomini siamo andati a spendere sempre di più, no? E quindi condividimi quelle che sono le tue spese. Tra l'altro, perdonami, in assoluta diretta, sono adesso, credo, poco prima di mezzogiorno, sta nevicando. Sono a Torino, registro il 26 di marzo, giovedì, prima di mezzogiorno vedo nevicare, quindi o qualcuno, no, perché vedo, fantastico, sta nevicando. Neanche a Natale, quindi abbiamo fatto una sorta di diretta con la neve.
torniamo a noi. Quali altre spese ho da partita IVA? Ho detto che pago le tasse. Oltre 1.800, che cos'ho? Ho le tasse. Io tendenzialmente cerco sempre di accantonare ogni mese almeno 700 euro. Poi bastano, non bastano. Nelle tasse io metto volgarmente sia le tasse, quindi l'IRPEF, che i contributi che pago trimestralmente. Quindi io chiamo volgarmente tasse, scrivo nel mio bilancio tasse, ma nel mezzo c'è sia l'IRPEF che i contributi. Poi a seconda dei costi che presento al commercialista pagherò di più o di meno. E poi, quindi Daniele, tu non fai niente, non spendi in extra, in divertimento, non vai a fare cene. Beh, questo periodo di coronavirus no. Quindi il mio costo è zero. Ed è da lì, per esempio, che sto risparmiando diversi soldi, che io e la mia compagna stiamo risparmiando diversi soldi. E probabilmente è da lì che la maggior parte delle persone sta risparmiando diversi soldi. Ho tolto per il più possibile gli abbonamenti che avevo di DAZN, per esempio, l'ho tolto perché non c'è più calcio, non c'è niente, e ho visto che tanto non guardavo le partite, da qualche tempo ormai non le guardo più. E quindi ho tolto tutti quegli abbonamenti che erano inutili. Magari potresti farlo o pensare di farlo anche tu, non so, ipotizzo che possa essere utile. Magari non ci avevi pensato fino ad oggi, guardando questo video, tac, ti si accende la lampadina e dici: porca miseria, è vero, sto pagando degli abbonamenti che non uso. Di extra, io lo spendevo soprattutto in cene, lo dirò soprattutto dopo, ma stavo in una sorta di range, diciamo, i 200-300 euro al mese. Quindi 1.800, dicevamo prima, le rivediamo un secondo. 1.800 erano le spese fisse fino al diesel, ok? Se aggiungiamo i 700 euro che cerco già ogni mese di mettere da parte di tasse e contributi, passiamo a 2.500. Se aggiungiamo anche i 200 euro nel quale cercavo di stare per gli extra, per il divertimento, per le uscite con amici, cene, diventano 2.700 euro. Quindi vuol dire che il mio bilancio familiare personale tutti i mesi è di almeno, perché potrebbe essere maggiore se spendo di più di diesel, o se faccio altri abbonamenti o altre spese impreviste, è di almeno 2.700 euro. Meno pesante, eh? Il che vuol dire che tra me e la mia compagna, ripeto, queste sono le spese a livello personale, però poi c'è anche lo stipendio della mia compagna, che invece è una dipendente, e che vanno poi a dare una mano all'interno del bilancio familiare, non solo personale mio, per quello che è tutto quanto il totale delle spese, e alle quali magari qui si aggiungono anche quelle che sono le sue spese fisse, perché ha anche lei delle cosine, ha anche lei un piano di accantonamento un po' più piccolo e così via, ok? Rispetto alla sua privacy, quindi adesso questa era una roba buttata lì così, ma 2.700 euro miei personali come spese tutti i mesi, capisci che io magari mi vedo arrivare, facciamo finta che guadagno uguale a quello che mi esce, mi vedo arrivare lordi in busta 2.700 euro e so che non mi resta niente, cioè so che mi restano solo quei 200 euro che potrò spendere in extra, in questo periodo neanche quelli, quindi in questo periodo li sto risparmiando. E tutto il resto invece deve essere messo da parte per le tasse, per i contributi, va via in spese fisse. E cacchio, guadagnare 2.700 euro al mese è già una bella cifra, non è per niente semplice e ti escono tutti. Quindi è pesante, no? È pesante. Ora, la domanda che mi sono fatto in passato, questo qui è un bilancio snello, personale, perché hai visto, alla fine penso di essere abbastanza bravo, no? Non spendo praticamente nulla o poco nulla per me. Quindi la domanda del punto successivo è: tutte quelle spese, e me lo sono chiesto, che facevo prima, quegli extra, i cinema, le uscite, gli aperitivi, le cene, che facevo? Erano indispensabili? Quando tutto quanto tornerà come prima, lo farò ancora? Chi lo sa? Magari un po' di più, un po' di meno, sai, visto il primo momento. Per fortuna, se sarò stato bravo anche a non aumentare le spese di questo periodo,
avrò anche qualcosina da parte. Ma più che altro ho condiviso questa situazione perché ne parlavo con i clienti e questa domanda quando gliela facevo, ma gliela facevo per ridere, tant'è che i clienti volentieri o le persone con le quali stavo parlando volentieri mi rispondevano, no? E mi dicevano, ma sai, ti faccio sapere, ci penso, ci provo questo mese e ti faccio sapere. Ecco perché poi sono arrivato a condividere anche il software di bilancio, no? Il prodotto di Christian, bilanciofamiliarepersonale.it. Perché a queste persone ho detto guarda, provalo, vedi se ti dà dei vantaggi, se riesci a mettere via dei soldi e a quel punto sappiamo se li spendevi in modo utile o non utile. Ecco, la domanda era, tutti quegli extra che spendevi, quindi la cosa importante da domandarti e a cui darti una risposta è, sei assolutamente certo o certa che li spenderai ancora? Anche una volta che sarà finita questa brutta situazione del coronavirus, oppure avrai imparato a gestire meglio e ad investire meglio le tue risorse, le tue entrate e le tue uscite?